Amici ed amiche, un caro saluto a tutti e bentornati a questo nostro nuovo appuntamento con House Flipper. Come sempre faccio, ringrazio i moderatori, le moderatrici del canale, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%, oltre naturalmente per gli amici di YouTube, ma anche di Twitch, campanellina. Vi ricordo che nella descrizione trovate il link per acquistare il vero cibo biologico italiano da I Piani Bio. Mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it. Allora, andiamo avanti. Approfitto ancora una volta per ringraziare tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social e soprattutto voi amici ed amiche che state seguendo il mio canale Twitch, il nostro canale Twitch. Andiamo avanti con la nostra avventura. Saluto e ringrazio come sempre la Zappa Storta, Moreno e tutti voi naturalmente che mi passate a salutare. Oh, allora ragazzi, l'ultima volta abbiamo fatto un po' di cosucce. Allora ragazzi, è stata rilasciata proprio oggi, che è l'11 maggio, una nuova un nuovo aggiornamento. Vediamo ovviamente di cosa si tratta. E quindi in anteprima, insieme a voi, andremo a scoprire What's up, come dicono. Quelli che parlano bene. Allora, iniziamo subito. Ovviamente abbiamo apportato qualche piccola modifica alla fine dell'episodio della settimana scorsa. Vi ricordo che tutti i giovedì sono in live su Twitch con House Flipper. Allora, vediamo un po' questo del bunker, va? Allora, la scorsa settimana la mia cara e meravigliosa moglie ha deciso che la mamma avrebbe vissuto con noi. Ho deciso per la cara mamma che il posto perfetto sarà la fredda struttura metallica sepolta nel sottosuolo. In breve, voglio metterla nel bunker. Certo. È tutto per la sua sicurezza. Che altro? Ah, birbantello. Per far sì che la mamma si trasferisca lì è necessario il minimo per potervi vivere: un letto, un bagno, una cucina. E scrivo minimo. Intendo dire davvero il minimo. Non esagerare con i comfort, amore Dio. Abbiamo capito il perché. Perché penso che la mamma non ci onorerà della sua presenza per molto tempo. Ah, avete capito, sarebbe bello mettere anche alcune cose che aiutino a sopravvivere all'apocalisse. Ok, perché poi sarà più facile convincere mia moglie che è tutto solamente per la sicurezza di mia suocera. Mi sa che nicht. Una bella scoccatozza di pani. Perfetto. Saluto ancora Mister La Zappa Storta per il sostegno al canale. Naturalmente ringrazio tutti voi che quando parte la pubblicità restate sintonizzati perché farete sì che
insomma, possiate anche voi dare il vostro contributo totalmente gratuito a questo canale. Se volete potete farlo anche tramite un abbonamento con il Prime, che è totalmente gratuito. Vi basterà semplicemente collegare il vostro account Amazon Prime a Twitch Gaming, Ming, il rinnovo non è automatico, quindi se volete sostenere qualche altro streamer lo potete fare tranquillamente. Allora, iniziamo a... Vedo qualcosa di sporco, mi sa. Andiamo. Ucci, ucci. Sento il di scarafaggiucci. Approfitto anche per salutare l'amico Neofernbusso, Fernbusso08, che naturalmente vi invito a seguire, ad iscrivervi al suo canale e attivare le notifiche. Allora, qua io ancora non vedo niente. Aspetta, ah, è vero, perché la parte posteriore del giardino non siamo passati prima. Giusto, giusto. Questo episodio di House Flipper sarà piuttosto breve. Quindi qua, questa è l'entrata. Salta, iniziamo. Premi per gettare. Oppla! Ha chiesto proprio il minimo sindacale, quindi noi dobbiamo attenerci. Gli scarafuni, aiuto, scarafuni! Le scarafauna! Mi ha preso un set a noi, che bamboi! Facciamo così, va. Iniziamo a raccogliere un po' di munnezze qua. Altrimenti non si va avandos. Endrio. Adelante, adelante. Sì, adelante. Arriva. Sì. Muovi la coletta, Rita, Rita. Muovi la coletta. Sì. Approfitto anche per salutare Moreno, naturalmente, Marco Spizietto, insieme a Gaspari. Se mi sto scordando qualcuno, perdonatemi, ma siete veramente tanti quelli affezionati. Rimuovi i rifiuti, vabbè, questo è dato per scontato. Ah, pure la sedia era un rifiuto. Sì, questa no, però. Ah, mi sa che qua dobbiamo mettere. Dobbiamo allestire la cucina. The kitchen and not the chicken. Chicken food. Food and chicken. Vedremo man mano. Una spidone. Vedremo man mano. What's new? Come dicono quelli che parlano proto bello l'inglese. Vedremo le novità.
Allora qua, toilette, docce, lavello. Ok, iniziamo ad installare la toilette. Mettiamo metallo standard, ha detto che non deve essere troppo comodo, quindi. Dobbiamo attenerci. Ah, questo fra le altre cose sembra di metallo. It looks so metal, like steel or something like that. Hi everyone, welcome to this video. Thank you so much and have a great time. Allora, il lavello mettiamo, metto proprio il minimo, vediamo un po', questo che colore è? Bianco, dorato, rosso scuro, bella, mi piace questa combinazione, tu chiama la complicità. Willa, carissima, buonasera e bentornata nel canale. Da quanto tempo non ti sento, ragazzi? Lasciamo un bel applauso alla nostra Rosa Nera 75, che naturalmente vi invito a passare nel suo canale a seguirla. Mi raccomando, attivate le notificazioni. E noi andiamo avanti, carissima, buonasera, buonasera, buon pomeriggio. Comunque, veramente un sacco di tempo. Eh sì, sono stato anche io un po' in stand-by. Avevo un po' stravolto la programmazione, poi ho pensato di riprendere la vecchia programmazione del canale. Io poi a volte anche a te ti vedo in live, solo che non sempre sono, diciamo così, in completa attività e quindi non sempre riesco a passare a salutare tutti. E voilà! Abbiamo sistemato il bagnetto. Mamma mia. Ha detto che voleva proprio il minimo. Però è un po' cattivone. Aspetta, ma questo però è quasi quasi proverei a venderle. No, non si vende niente. Nisht. C'è ancora la munizia. Ah, ecco le due scatoloni qua. Qui si, come si dice dalle mie parti, si scria, si strofina. Devo fare un salto anche da te, che effettivamente ci manco pure io nel tuo canale da un sacco di tempo. L'ultima volta che sono passato mi pare che stavi portando i Sims, se non ricordo male. E quindi è passato un bel po' di tempo, è passato, mamma mia. Mucho tempo. Allora, turbina elettrica, tutto in questa stanza, faccia la miseria, vediamo un po'. Allora, spostiamo la turbina elettrica, quella è bella grossa, quindi dobbiamo trovare un punto dove posizionarla. Ne prendiamo una piccolina perché troppo grosso ingombro, ma faccio vedere. Allora, turbina. Ah, solo questo ci sta. Ah, e questo è un problema. Rimuovi sporco.
Allora no, la turbina deve andare per forza di qua. E la turbina arriva da sto punto, ragazzi. La mettiamo qua dietro. Rosa nera, mettiamo la turbina ammacchiata dietro la porta, così quando si entra non si vede. Anche se la turbina c'è. Eh sì, eh sì. Ecco qua. In un episodio precedente l'avevo piazzata vicino al bagno, ma era indecoroso, veramente indecoroso. Poi soprattutto adesso che ci sta Rosa Nera, che se vede i fili sparsi per la casa qua, poi ci dice: oh, giovanotto, i fili non si devono vedere, si devono imboscare. Diciamo che le donne non hanno proprio un bel rapporto con i cavi in generale, quindi tutto deve essere tutto imboscato, come si dice in gergo militare. Il tutto c'è, ma non si deve vedere, perché se si vede poi si fanno brutte figure. È un qualcosa che accomuna un po' tutte voi donne, insomma, i cavi sempre, sempre imboscati. Non si è mai c'è un cavo che penzola, sono dolori di panzola. Quindi devi sapere che dietro alla mia scrivania c'è la cosiddetta canalina, ovvero una specie di tubo di plastica dove ho passato tutto il cablaggio del PC, insomma, e quindi è un macello quando devo spostare la scrivania perché devo staccare tutti i cavi, tutti, perché il case ce l'ho da questa parte qui appoggiata su un mobiletto ed è uno di quei case full tower, insomma, per dirla, quelli là belli giganti. Spazioso, arioso, arioso però, l'unica sua cosa, diciamo, che non è proprio favorevole è queste dimensioni mastodontiche. Però d'estate, beh, che io qua c'ho un impianto di dissipazione del calore a liquido custom, quindi non è un problema, però fu concepito il progetto per il coso d'aria. E comunque, ragazzuoli, mi raccomando, passate dalla nostra Rosa Nera, mi raccomando, iscrivetevi, quindi lasciate un bel cuoricino iscrivendovi al suo canale, attivate le notifiche, mi raccomando, e non fate i furbacchioni, perché poi io lo vengo a sapere che avete fatto i furbacchioni. Io cavi ce l'ho tutti dietro la scrivania. Il problema è quando bisogna spostare. Se un conto è avere una postazione fissa, un conto è che tu ogni tanto, sai, devi spostare. Devi, come me, per esempio, pulire dietro la scrivania. Allora, per farlo bene, occorre spostare tutto. E quindi ogni volta devo staccare una ventina di cavetti. Però diciamo che tutto sommato ormai è diventata un'abitudine, quindi si tratta solo di staccare i cavi e poi è tutto etichettato, quindi quello che deve andare sul PC principale, poi c'è un muletto, il cosiddetto muletto, un PC secondario sul quale in emergenza lo utilizzo per fare altre cose. Allora, vediamo un po'. Cucina a due ante. Io devo farla molto spesso, lo faccio. E quindi per certi versi è bello, però per certi versi, fatto il cable managing, uno sta a posto. E io su queste cose qua sono parecchio.
precisi, sono un po' troppo precisi, così come il cable managing, ovvero i cavi che passano all'interno del computer, sai, ne sono sistemati tutti in modo tale da non da, sia, da avere sia un'estetica decente, ma soprattutto funzionale per il flusso d'aria. Ovviamente tutto questo perché a suo tempo previsi la dissipazione ad aria, quindi avrei dovuto tenere il tutto quanto più ordinato possibile e meno ingombrato. Us, 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 ja, tavolo semplice, però tutte queste cose per terra non andare bene, nein, non essere bello, novello. Ma si possono vendere queste cose? No? Ok, vabbè, ci sistemiamo subito subito queste cose. Those things. Stanno messo un po' alla come va, alla Sanfasson. 2 PS. Mamma mia. Vabbè, sei fortunato che hai pochi cavi, dai, in confronto a me. Detto una ventina di cavetti, sicuro. Infatti quando devo fare la pulizia alla scrivania, dico, mamma mia, ma devo staccare tutto che cavo. E io la faccio diverse volte durante l'arco dell'anno, sta cosa, quindi ti lascio solo immaginare. Andiamo tutti quanti alla centrale elettrica in rosa nera 75, mi raccomando, attaccate i cavetti dietro alla presa della centrale elettrica rosa nera 75, un nome e una garanzia. Applausi, applausi. Ah, e quindi ce n'è pure tu più o meno gli stessi cavetti miei. È un macello perché poi io fra le altre cose ho diviso anche l'alimentazione dai cavi di segnale, quindi un'altra cosa in più. Avrei potuto fare un unico passaggio, però li ho fatti in modo tale che non ci siano le interferenze elettriche nei segnali audio. Questa è una finezza che ho fatto io. Solo che sono, diciamo così, avendo una piccola stazioncina radio CB, mi torna utile questa cosa qua. E quindi l'ho fatta inizialmente per non avere disturbi alla radio. Mamma mia, io penso che ho solo una scheda audio esterna USB alla quale ho collegato il microfono che sto utilizzando adesso, che è un microfono a condensazione. Per farti capire, tipo quelli là da studio di registrazione, praticamente anche lì ho cavetti USB e cose varie. Voi là, Moreno carissimo, buonasera e bentornato. In questo momento con noi c'è l'amica Rosa Nera, che è un'amica del canale di Fernbus, ma anche Neo Fernbus. A proposito, facciamo uno shoutout a Fern. Vediamo se funziona. Perfetto. Ovviamente, amici di YouTube, passate, se siete iscritti a Twitch, passate
ad iscrivervi sia nel canale di Rosanire 75, ma anche nel canale del nostro Morino e Tuzzo e Tuzzo. Mi raccomando, attivate le notifiche. Caspiterina, 17 visualizzazioni ha fatto il video. Un record. Comunque, Moreno, complimenti ancora per il nuovo video che hai fatto, quello là dei 400-300 followers. Ma fra poco anche tu raggiungerai i 400. Anche nel mio canale YouTube, insomma, si è iscritto un'altra persona che poi ovviamente lo ringrazierò nel prossimo video che uscirà sabato prossimo per la serie. Oi, si è bloccato. Quella della serie 3D Life Simulator, mi ero già dimenticato. Si ma sti scaffali però qua danno fastidio. Vediamo un po' se le sposto qua. Almeno qua non danno fastidio. Qui non danno fastidio, nein. Azz. Stai appena a 400 alla fascia del bicarbonato di sodio. Le sodio, bicarbonato di sodio. E come dice Moreno e tus e tus. Vai! Sauce Flipper. Oggi l'hanno aggiornato. Solo che mi sa che purtroppo oggi un po' più breve la cosa. Ecco qua, non c'è abbastanza spazio. Come è arrivato Morino, ha detto che bisogna fare tutto ordine. Ordine e disciplina, ya. 400, uomini. Quanto è che... Intanto il tuo canale sta crescendo molto velocemente, perché l'ultima volta che facemmo il video insieme era, mi pare, i 200, se non ricordo male. Mi pare che erano 200 follower, se non ricordo male. O 300. Mi sa 200, sì, l'ultima volta che ho partecipato pure io al tuo. Io devo aggiornare un bel po'. Sì. Ma io ho Sflipper, io solitamente un quarto d'ora, 20 minuti prima di andare in live, mi vado a controllare se ci sono degli aggiornamento. Fortunatamente questo aggiornamento era piccolino, era giusto giusto un giga, quindi diciamo con la connessione che mi trovo sono riuscito a scaricarlo in una decina di minuti più o meno. Ma quando sono quelli là importanti tipo 6 giga, 7 giga, mamma mia, macello. Infatti dovrei prendere la buona abitudine di andarmi a controllare prima di andare in live se ci sono, ma molto tempo prima, se ci sono aggiornamenti da fare. Ma oggi mi è andata bene però. Insomma. Oh, non si abbassa questo. Non si abbassa. Ci è venuta la sciatica. Letto a castello, tavolo semplice. No, allora questo non va bene qua. No, questo non va bene qua. Qua. Pulisci lo sporco. E dove sporco? Ah, le ragnatele, giustamente. Scusate, ogni tanto mi scappa il sci. Quindi sto sbagliando tutto, sto sbagliando. Ya.
Quindi non mi conviene metterlo qua questo. Sbaglio dalla disposizione. Nine. Allora, dobbiamo rivedere un altro atto la disposizione. Allora, la turbina. Allora, se la turbina la metto qua, fammi vedere una cosa. Vediamo se è fattibile. No, deve stare per forza in questa stanza. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Mettiamo piano cottura e lavello. Lo mettiamo qui. Questi bisogna fare i cambi di stagione qua. Grazie Rosa Nera, ogni tanto purtroppo fra un po' di polline, un po' di queste temperature un po' strane mi ci viene l'addizione. Oh, fanno poco pieno però, non vorrei dirle. Allora, turbina elettrica, letta a castello qua. Vediamo un po' di qua cosa dice. Ah no, allora sta a posto, ok. E quindi niente, dovrei spostare, sì, mi sa che devo spostare ancora altra roba. Allora, dunque, let me pense, allora il letto lo metterei da queste parti qua, sì. Allora, quindi qua mi ci mettiamo il tavolo semplice. Ha fatto esplicita richiesta che deve essere molto semplice perché ha detto che c'è la suocera e quindi lui dice meno è accogliente e meglio. Mamma mia, suocera, hai sentito come si chiama il signore qua? Signore, ah, non lo dice. Beh, giustamente non lo dice, non dice niente. No. Allora, turbina io metterei sotto vicino bagno, così quando uno deve fare grande sia atto piccolo, fare molto velocemente, yeah. Così fa anche turbina che recupero gas, che sono gas molto molto cara Rosa Nera. Non puoi proprio immaginare. Ma questo ti chiede semplicemente di fare due lavoretti. Ma poi quando arrivi, che acquisti la casa col bunker e te la devi risistemare, là so dolori, perché ti devi fare tutta la stanza, tutte le stanze sopra, poi devi scendere giù e là sono dolori de panzas. Come dice Kansas. E questo in realtà House Flipper l'ho già finito diverse volte, infatti questa è la terza barra quarta volta che lo riporto. Lo porto perché pare che piace, insomma ci sono un po' di persone che seguono questa serie, quindi a me fa piacere, quindi vi porto qualcosina di che comunque è riciclato, però diciamo che la luce è un po' riciclato, però cerco comunque di fare cose diverse, quindi una volta poi terminata la parte introduttiva, cioè questa qui dei lavoretti, poi quando inizi ad acquistare poi ci si diverte molto di più. Esatto, non solo il DLC, ma devo essere sincero, mi sono meravigliato del fatto che nonostante questo gioco sia del 2018, nonostante sia uscita anche la seconda versione, House Flipper 2, gli sviluppatori continuano a fare aggiornamenti. Infatti proprio oggi, l'ho detto, ho fatto un ultimo aggiornamento, ma credo sia più un bug fix, qualcosa del genere. Poi mi vado a leggere meglio la spiegazione.
Credo che sia un bug fix perché non vedo altre cose rispetto al grande aggiornamento che hanno fatto, che ovviamente hanno messo un sacco di cose nuove, hanno messo, ti faccio vedere giusto qualcosina, non so se l'hai già visto. Ti faccio vedere, per esempio, i water, i VC. Vediamo un po'. Ecco, per esempio i sanitari, guarda, hanno aggiunto queste qua, vedi? Con questa specie di mobiletto. Questo insieme alla serie dei lavandini, vedi? Stessa cosa, hanno rilasciato parecchie cose. Ma è perché non lo utilizzi? Guarda che, vedi, hanno messo un sacco di cose nuove. Ora non so se tu lo giochi da console, da PC, comunque hanno aggiunto un sacco di cose. Questo già c'era, Cyber. E hanno aggiunto un po' di cosucce particolari che sono anche interessanti. Ma io qua ci metto un'altra lampadina che è proprio un buio. È tornato. A proposito, com'è il tempo lì da te? Qua fortunatamente oggi si è un pochettino sistemato il sole. Il sole, il tempo. Era un po' nuvoloso stamattina. Ha piovigginato stanotte. E mo invece fortunatamente è uscito un po' su. Guai, quella lampada è mo che mi serve, quella non è short. Mannaggia la miseria. Vabbè, allora prendiamo lampada da parete e prendiamo l'applic lampada fluorescente, va. Queste devono essere messe sul muro, ok. Ecco qua. Sinceramente è troppo minimal. Queste pareti così. Ah, yes, minimale, minimale sarà. Minimale, minimale che mi hai fatto Quello c'è stato un'altra volta il problema, non so dove, che i fiumi sono un'altra volta, hanno rotto gli argini. Mamma mia, che macello. Comunque, speriamo che arrivi presto all'estate, che non so voi ragazzuoli, ma io l'inverno non lo sopporto proprio. Preferisco più l'estate, le belle giornate. Se le giornate si allungano, il sole, il bel tempo, le passeggiate, cose. L'inverno non lo so, ragazzi. Non mi scende. Non me arba, come dice il mitico Fernbus. Non ci arba mica. Mettila di qua, abbiamo capito. Che roba è? Si secchi, i secchi, secchi, secchi. Secchi, secchi. Mettiamola ad asciugare i panni. Vai tranquillo, Moreno, non ti preoccupare, se devi andare a fare altre cose, vai tranquillo, non sentirti obbligato a restare. Tu lo sai, no? Come la pensi, quindi sentiti libero di passare quando ti va. Resta il tempo che vuoi, non crearti alcun tipo di problema, lo sai. Ah, grazie ovviamente per la stima che grazie per aver parlato bene di me. Nel tuo video.
Allora, facciamo così, mettiamo un attimo il link del canale di Morino. Dove sta? Eccolo qua. Così, gli amici di Twitch, ma anche di YouTube, ti passano a visitare. Fanno visitation. Oh via, una bella scoccatella di mani a tutti quelli che mi supportano, sopportano, ma anche a quelli che non mi sopportano. Quindi, voglio andatevi a guardare un attimino l'ultimo video di Morino. Non vi posso anticipare di che cosa si tratta perché altrimenti non c'è sfizio, però vi assicuro che è un bel video. Come tutti i suoi contenuti del resto, ragazzi, così come i contenuti della nostra Rosa Nera, che è un'altra bravissima streamer, ragazzi, che vi invito a passare nel suo canale Twitch. E ovviamente, se non siete iscritti a Twitch, non vi costa nulla registrarvi, è gratuito, è gratis. E ovviamente, amici di YouTube, stessa cosa. Iscrivetevi, mi raccomando. Azz. Abbi pazienza, Moreno, non capisco perché io ho disabilito la pubblicità, ma alla fine questa parte sempre. Io l'ho disattivata proprio perché. A parte che il canale già le sue visual su quelle che sono, poi la pubblicità pure e le persone giustamente se ne scappano perché diciamo così non sanno, si scocciano di aspettare, magari pensano che noi streamers chissà quanto ci guadagniamo su una pubblicità. Comunque chiedo scusa a tutti gli iscritti, ma anche a coloro che non sono iscritti perché ho disattivato la pubblicità, però purtroppo parte in automatico. Allora, questa è la cena per la signora. La signora è pronta la cena. Quel giovanotto fare bravo. E tu sei tuts. E tu sei tuts. Compiti, letto a castello. Questa è la prima volta che lo metto in cucina. L'altra volta l'avevo messo qua dentro. Allora, vediamo un attimo questa funzione sogno che fa parte del nuovo aggiornamento. Allora, facciamo dormi fino a mezzanotte, vai. Oh, funziona. Caspiterina. Wow, bellissimo! Quindi questo è un altro aggiornamento che hanno fatto, Rosa Nera, vedi? E hanno aggiunto quest'altra particolarità, che almeno così anche Moreno, non so se pure Moreno ci gioca con su Flipper, comunque questa è un'altra novità. È buono perché quando ci sono quei lavoretti che uno li deve fare durante le ore notturne, 100%, almeno prova a portarla qualche volta. Se hai bisogno di una mano, cioè nel senso di qualche consiglio, nel senso così mi fai sapere. Io quelle poche cose che so, insomma, te le dico tranquillamente. Non mi creo il problema. Avevo il gioco una volta, ma tu stai parlando del 2 o del primo? Perché questo è House Flipper 1, questo è il primo House Flipper. Ma questo intendevo, allora, vediamo un altro. Pittura della casa, facciamo così. Allora, vediamo un po'.
Io e mia moglie abbiamo comprato casa e la stiamo pian piano ultimando. Vorrei chiederti di dipingere le pareti, perché siamo arrivati alla conclusione che il bianco è una noia mortale. È necessario installare alcuni dispositivi mancanti, cioè due climatizzatori e due termosifoni. Spero che non ci vorrà troppo tempo. Vorremmo trasferirci presto. Distinti saluti, Simone Stella. Simone lui e Stella lei. Va bene, Simone Stella. Provvediamo subito a fare il servizietto. Vadi. Un applauso a tutti voi che avete la pazienza di seguirmi. Thank you so much. Andiamo avanti, né? Andiamo. Oppola, vai. Ci sono le erbacce. Meno male che ho sbloccato la specie di mappa qua che mi fa vedere dove stanno le erbacce, così guadagniamo i punti esperienza. Oppala, ecco qua. Facciamo così, accendiamo la luce. Luce, luce. Oh, dove sta? Wow, questi non si vedono. Questo dobbiamo andare, ecco qua, un po' come a tastoni. Ovviamente siete liberi anche di non farlo, questa fase qui di pulizia del giardino, però io vi consiglio di farla perché vi sbloccherà molto più rapidamente gli attrezzi dal lavoro del giardino, quindi fatevi tutte le cose con calma. Don't forget to every time check the garden before working inside the house. You will unlock the extra experience points, and you will as well unlock the garden things, furniture, so you will have a lot of good things. Don't forget to check et tuts et tuts, come dire. As my friend Moreno says, et tuts, don't forget to follow this channel, like the video, and share this video if you are enjoying this one. Thank you so much, my friend. La finestra è sporca dal lato opposto. Allora, diamo un attimo un'occhiatina, vediamo un po' se abbiamo pulito per bene. No, ecco qua. Boh, stiamo a posto. E tiusi tiusi. Vediamo un po' se riusciamo a togliere queste erbacce. No. No, va bene. Oppla, vai. Eh Caffè patacca, il caffè che spacca. sì, il caffè che spacca. Allora, qua ha detto che si doveva fare il termosifone da qualche parte. Allora, questo sta a posto. Pulisci la finestra. Di più, more. Oh yes. More. Welcome back, my friend. Thank you so much.
Lasciamo un bel applauso al nostro che è tornato. Bentornato carissimo. Ha cambiato nick, ma noi sappiamo di chi si tratta. È mitico, è mitico. È il nostro mitico. Insieme al nostro mitico Morino e Tuz e Tuz. More, more, more. More che poi significa anche le more, attenzione. Con due M però. Immagino. Beh, ma non ti preoccupare, tanto so che sei tu. Poi quando torni con il tuo nick originale, facciamo una bella festa. Mi faccio arrivare direttamente il caffè patacca e il caffè che spacca direttamente dalla piantagione. Poi Moreno ci pensa lui che... ci pensa lui ad offrire. Ma infatti ho detto, ma è un fantasma che scrive. Invece ho detto, Ienno proprio lui, Ienno. Mamma mia, come sono sporchi questi vetri. Rosanera, hai visto qua? Questi lasciano i vetri tutti zozzi e invece di utilizzare spugna, anzi, giornale, carta da giornale e detergente per i vetri e poi... Asciutto, asciutto. Qua invece utilizziamo questa specie di lavavetri che chissà se sprigiona un po' di vapore qua. Le vapeur. Ecco qua. Comunque Moreno, poi ho trovato una bella combinazione anche di filtri audio su OBS. Devo essere sincero, caro Moreno, avevi ragione tu, comunque a proposito di OBS. E io sto utilizzando la versione, non so se l'ho già detto, sto utilizzando la versione che si trova su Steam. E praticamente utilizzando la beta mi dà alcune informazioni a video, quindi è comodo per certi versi. Certo non è collaudata, però diciamo che rispetto alla versione base, direi che è ottima questa funzione. Allora, qua abbiamo fatto caffè patacca, il caffè che spacca. Qua manca un calorifero. No, qua il climatizzatore si deve mettere. Sì, l'aria condizionata. Aria condizionata, che freddo che fa. Mandorla sabbia. Allora, fammi vedere un po' questa stanza com'è fatta. Allora, io farei questo. Quest'angolino qua con quello scuro, tipo questo. E poi come dice Morina, fare di quest'altro. Prossimo BS. Guarda, io utilizzavo un altro. Oh, che sto facendo? Stavo utilizzando. Vabbè, a parte in passato all'inizio ho utilizzato un po' un altro software per lo streaming, lo posso dire. Poi successivamente Gamecaster si chiamava. Ho fatto diverse belle proposte. Ero diventato un member, diciamo così, un membro VIP, se così si può dire. Solo che poi il prodotto era diventato un po' complicato da gestire, non so per quale motivo, e alla fine lo hanno chiuso. Introduzione Avion. Ah, finalmente. Però Avion al momento mi pare che lo supporta soltanto YouTube, se non ricordo male. Twitch non lo so se lo supporta questo formato video. Poi devo vedere. Però comunque in effetti sarebbe lo streaming ad alta definizione la V1, se non ricordo male.
Il problema sono i server, la limitazione del provider. Lo spero perché il Full HD, per esempio, ora se non ricordo male, il Full HD lo possono avere soltanto i partner, se non ricordo male. Per esempio, dai il Full HD anche agli utenti normali e anche con un bel bitrate più alto di 6000, e per esempio agli affiliati, pardon, il Full HD e gli altri gli dai il 2K, il 4K. Almeno così ci fai streamare in maniera decente e non che metti delle limitazioni dai server, che per l'amor di Dio uno è padrone e tutto quanto, però voglio dire, se uno vuole andare pure a 10 kilobit non lo può fare perché Twitch ti dice che il segnale è instabile. E parliamo ovviamente nel Full HD. È un peccato perché sono delle piccole sciocchezze che però comunque fanno disaffezionare e disinnamorare gli streamer. Poi, bisognerebbe un po' essere un po' più attenti con i vecchi streamer, che poi la situazione la conosciamo. Allora, mo Di Vinci, vediamo un po' come. Allora, questo abbiamo detto che è qua. Ma io, per esempio, su YouTube un Full HD, ma anche in 2K, sono riuscito a fare lo streaming a 10 megabit per secondo, per dirla tutta, no? Perché a me arriva a 15.000. Però io non faccio saturare la banda e quindi di conseguenza mi sono fatto due calcoli e ho detto io faccio partire la connessione a 10.000, così ho un margine di segnale per altre cose. Dirò bye bye AMD. Caspita, invece sto pensando io di passare ad MD, AMD. Annacci. Abbiamo fatto una gaffe. Ho nominato quello là che dove si va a fare la spesa. Ho visto un video stamattina su YouTube che parlava dei problemi di dissipazione del calore, anche se io ero rimasto che AMD aveva risolto il problema con i processori, perché negli anni 90, insomma, AMD aveva un processore che scaldava e non poco, quindi credevo avessero risolto il problema. Però fa dei processori molto performanti AMD, questo dobbiamo dirlo. A parità di prestazioni, di costo, AMD mantiene bene. Ovviamente ci vuole anche il dissipatore adatto per la CPU. Quindi non sempre la RGB va bene, sai. Dissipazione del calore risolto, diciamo, a modo mio, per la scheda video non è più in garanzia da altri 3 anni ormai. Ma allora, scusa, ma arrivato a sto punto, fai un po' di manutenzione straordinaria. Per esempio la GPU, aprila e metti la pasta termoconduttiva sulla GPU. Se c'è un po' di praticità,
Cambia pure eventualmente, come si chiamano, i pad termici, per esempio. Perché quello comunque ti fa allungare. Poi guarda che poi comunque dissipando il calore quella non gli dà problemi. Te lo dico per esperienza. Io ogni paio d'anni devo assolutamente cambiare la pasta termica o termoconduttiva sulla CPU, sulla GPU, e ovviamente si fa anche una pulizia generale al case, proprio perché la polvere c'è, ragazzi. Anche se avete la casa, come disse un amico, che in casa sua la polvere non c'è, io dico invece che la polvere c'è. E vi assicuro, ragazzi, che si appiccica sulla parte elettronica come se fosse un collante. Quindi non venite a dirmi che non è così. Dico questo per esperienza perché, ragazzi, ripeto, io è dal 96 che ho iniziato ad assemblare prima a me i PC, e poi ho fatto anche assemblaggi di un certo livello e di un certo costo. Quindi quando parlo so di cosa sto parlando, e non parlo, diciamo così, bla bla, e poi non so capace. Quindi vabbè, ma tu sei passato già con Light, invece 96 era molto molto più spartano, in 486 è tutta un'altra cosa. 2000 già c'era, mi pare, il Pentium 4, se non ricordo male, e già era tutto un altro livello. Allora, angolo cottura abbiamo fatto, poi bagno l'abbiamo fatto qua. Allora dipende. Allora, se l'assembli tu sicuramente ti costa molto meno. Io infatti anche per questo lo faccio da me, oltre ad essere per un fatto di soddisfazione. Poi dipende dal tuo budget. Poi dipende da quello che ne vuoi fare, e in base a quello poi io ad esempio scelgo una scheda madre piuttosto che un'altra, un processore, una scheda video, cioè tutto va in base a quello che si deve fare. Quindi voglio dire, se uno non ha esigenze particolari può prendere pure un i3 o un Celeron, però l'i3 già è qualcosa che, diciamo, è molto più performante. Il Celeron non è male, diciamo che il Celeron è più per qualcosa di ufficio, che ti serve giusto quello che ti serve per farne un uso semplice, diciamo, non, dove non richiede tanto calcolo di potenza. Buon gaming dipende dal budget. Puoi prendere, ho detto, puoi prendere un i3 oppure un i5, come puoi prendere un AMD, dipende dal budget. Gaming potresti prendere un i3, no, un i5 come minimo. Per avere, diciamo, una buona potenza di calcolo. Poi in base al processore, poi io scelgo la scheda grafica, diciamo che il discorso per me diventa un po' più complicato. Faccio diverse scelte, quindi la scheda madre ovviamente, la compatibilità con la RAM e con tutto l'hardware che devo montare al 100%,
Sono parecchio pignolo su queste cose qua. Diciamo che un i5 potresti anche farti un buon PC con l'hardware costiccio. Diciamo che con 1000-1200 potresti farti qualcosina di buono. Non particolarmente performante, ovviamente, con la licenza originale di Windows incluso. Infatti, ho tutte le macchine che ho assemblato, non mi sono mai preso un euro per le spese di assemblaggio e non ci ho mai guadagnato tanto. Un portatile un i5. Il portatile, il discorso è più particolare. Il portatile purtroppo ha i suoi limiti perché il concepimento di tutto è differente da quello di un PC fisso. Quindi bisognerebbe trovare un PC che abbia da gaming portatile, ma io ve lo sconsiglio perché la manutenzione dei portatili è complicata. Su fisso tu bene o male puoi sempre fare un upgrade, quindi puoi cambiare il processore in base alla compatibilità della scheda madre, puoi aggiungere la RAM, puoi mettere un disco SSD, ci sono tutta una serie di cose pro e contro con il portatile. Ah, il fisso allora un i5 va bene. i5 ovviamente puoi prenderne pure uno che il mio mi pare che è di decima generazione, se non ricordo male. Quindi non è un i5 di ottava, nona generazione. Poi puoi prendere pure un PC con un processore di ottava, nona generazione con una 1070 o una 1080, meglio ancora se ci sta, e vai tranquilla. E poi un 6600. E all'epoca c'avevo una 660, una 660 della Intel, della Nvidia come scheda grafica. T'ho detto, non è io come la vivo io, diciamo così, questa cosa qua non è una cosa che tu subito fai. Io personalmente ovviamente lo dico. Cioè entro proprio nello specifico della scheda madre, mi vado a cercare tutta la compatibilità con i chipset, tutte queste cose qua. Allora, una 1080 può andare bene con un i7 di vecchia generazione, un i7 di nuova generazione, però non andare troppo nella fascia alta, perché poi rischi di avere il bottleneck e quindi di conseguenza avresti bisogno più di una 2050, una 2060, quindi di schede grafiche di fascia più alta. La RAM poi va verificata tutta una serie di cose, la frequenza, non guardare che sta scritto che sono da gaming, che ti serve a ben poco. Diciamo che ci sono tanti fattori, tante cose che bisogna tener conto. Quindi non è detto che la RAM ad altissima frequenza possa fare la differenza. E soprattutto come la fa girare la tua scheda madre. E lì là si apre un altro mondo. Si entra in un discorso un po' più tecnico, diciamo così. Condensatore. Ah, la cosa che poi, fra le altre cose, quando avete PC piuttosto datati, dopo 7-8 anni, vi consiglio di smontare la scheda madre dal computer. E con un po' di spray antiossidante, quello là per i contatti,
Spruzzatelo sopra appena appena un poco con un pennellino morbido, poi passatelo su tutte le piste, perché a parte che si forma all'ossido, poi vi aiuta comunque a far riprendere un pochettino l'elettronica. Mi hanno procurato una 1080. Ah, e allora sta a posto. Dipende dalla scheda madre che c'hai. Se il socket è AM4, quindi AMD, oppure questi socket più recenti. Devi vedere con una. Se magari mi scrivi il modello della scheda madre tua, io poi posso dare un'occhiatina. Comunque, è giusto per capire se supporta processori più recenti oppure quelli di settima generazione. Un i5 già va bene comunque. Un i7 poi si sale di performance, quindi un i5 e un i7 possono andare bene. Ovviamente non scegliere più potente il processore, perché poi potrebbe andare in sofferenza la scheda video. Mi puoi scrivere anche il modello qua in chat, se te lo ricordi. Giusto per vedere un attimino di cosa si tratta. Io per esempio c'ho un i5, su questo sistema è una 1060, raffreddata a liquido ovviamente, custom loop. È quello pure, ogni 2 anni devo sostituire, devo cambiare il liquido all'interno del circuito. Corridoio, ok, qua. Ah, lime qua. Lime. Abbiamo quasi terminato, ci manca solo sta stanza. Yoppala. Poi ovviamente c'è il discorso dell'airflow, quindi il flusso d'aria nel case, e quella è un'altra cosa a cui ci tengo sempre a farlo, e farlo anche bene. Quindi non sempre utilizzo, in realtà non ho mai utilizzato ventole RGB. Proprio perché ci sono dei parametri che servono per una buona stabilità del sistema. Quindi pure le temperature sono importanti. Temperature non solo della CPU, ma anche della scheda madre. Quindi è importante che ci sia anche una ventola che vada a dissipare la parte bassa della scheda madre, ovviamente che dà una mano alla scheda video a prendere un po' di aria un po' più fresca. Allora, è una 10. Allora, vediamo un attimo. E ti dico subito. Quad core. Sì, più o meno sì, potrebbe andare bene, perché è un po' come il vecchio processore che avevo io, che era un quad core, e ci ho fatto girare anche la 1060 sopra. Quindi sì, dovrebbe andare, dovrebbe, utilizzo il condizionale. E se hai un disco SSD, meglio ancora. Così hai la certezza che. Ah, l'Nvidia Quadro, conservala. Questa è ottima per la grafica. La Quadro, la K420.
Io ho la 400 montata come scheda video come 3D, insomma, per conservala perché costa parecchio. Quella trovo a un prezzo altino, tienila. Conservala perché può tornarti sempre utile, eventualmente per crearti un PC per fare un po' di lavori grafici. Se ne attende consumi, elabora sempre. Eh sì, io l'overclocking mai. Ci ho provato 2 volte, poi mi sono fermato perché ovviamente voglio godermi per quanto più tempo è possibile l'hardware, quindi non vado a stressarlo inutilmente. È meglio avere un hardware che funziona senza dargli troppo de gas, come dice il nostro amico MashoKing82, perché si rischia poi di bruciare tutto. E chi ha i soldi da buttare lo fa, ma chi pensa che chi vuole godersi per più tempo possibile l'hardware, ci fa molta molta attenzione. Allora, finiamo questo lavoretto qua, poi naturalmente ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento al prossimo episodio. Naturalmente, amici di YouTube, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like al video. Allora, facciamo un bello screenshot. Tablet, come si fa? Fotocamera, scatta, ok, allora vai, perfetto. Il processore hai detto che era un i10 A10 mi pare. AMD A10, 8 giga di RAM, dovresti metterci almeno, se ti riesce, ad ammetterne altri 8 giga per rendere Windows più fluido, perché Windows mi pare che satura, 8 giga è al limite. Con 16 giga puoi installare un sistema 64 bit e quindi di conseguenza poi avrai un sistema che ti permetterà di sfruttare appieno la potenza di calcolo del tuo sistema. Ok, ragazzuoli, allora approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia. Ringrazio Moreno, ringrazio la nostra Rosa Nera 75, per essere passata a farmi compagnia. Ringrazio naturalmente Dan Voim. Ringrazio naturalmente tutti voi che avete guardato questo video. Mi raccomando, amici di YouTube, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Nella descrizione del video, come sempre, trovate i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70% multipiattaforma. E ovviamente vi ricordo anche di visitare il sito internet www.ipianibio.it. Allora, ragazzi, saluto naturalmente anche l'amico Fernbus. Sei arrivato sui saluti finali,
Ma come sempre ho fatto un po' di pubblicità anche al tuo canale. E quindi, come faccio di consueto, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi siete iscritti ai miei canali social e anche voi che non l'avete ancora fatto, naturalmente. Se lo fate, mi farebbe enormemente piacere. Quindi ringrazio Neo Fernbus, Fernbus, Rosa Nera. Grazie ancora, poi ci sentiamo per qualsiasi informazione. Ringrazio The Voi, ringrazio Moreno e quindi grazie mille a tutti. Thank you so much e state buono aiuto. Grazie.